Se il tuo PC non si avvia più, è diventato particolarmente lento o hai un qualsiasi altro tipo di problema che non riesci a risolvere, la soluzione migliore, la più pragmatica, è generalmente quella di formattare il computer e reinstallare il sistema operativo partendo da zero. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Da quasi 25 anni formatto PC sia per me sia per gli amici, quindi ho accumulato un'ottima esperienza in questo tipo di operazione e nei prossimi minuti, come sempre, ho cercato di zipparti, comprimerti tutto quanto per vedere come formattare il PC e reinstallare Windows 10 partendo da zero nel modo più rapido ed efficiente possibile. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. La primissima cosa da fare prima di formattare il PC è fare un backup. Attenzione bene, l'operazione che andremo a fare adesso andrà infatti a cancellare tutto quello che c'è sul disco fisso. Verrà quindi eliminata sia la copia e l'installazione di Windows attuale, sia tutti i programmi installati, ma anche tutti i tuoi documenti personali, quindi file di lavoro, di studio, musica, foto e tutto il resto, verranno completamente cancellate. Prima di svolgere il resto della procedura devi quindi creare un backup di tutto il materiale che hai sul PC in questo momento. La soluzione più pratica è quella di collegare un disco USB esterno. Seguendo il link che trovi qua sopra trovi le mie raccomandazioni se già non hai un disco fisso esterno. Una volta che hai collegato il disco al PC, il modo più rapido di fare un backup di tutti i tuoi file del materiale è di fare un copia e incolla dal disco interno verso il disco USB. Questo chiaramente lo puoi fare con grande semplicità se il PC è attualmente avviato, quindi magari funziona male però riesce ancora a accendersi, mentre se invece il PC proprio non si accende è un pochino più complicato perché dovrai avviare da un supporto USB oppure DVD esterno. Nell'articolo correlato trovi tutte le indicazioni per svolgere questa procedura. Oltre a creare una copia dei tuoi file sul disco esterno, ti raccomando di fare un passettino in più e di creare anche un'immagine di sistema, ovvero un'immagine del disco attuale. Questo ti permetterà di tornare alla situazione attuale in caso qualsiasi cosa dovesse andare storto. Nell'articolo correlato, di nuovo, trovi tutti i programmi, i tool e la procedura per svolgere questa operazione. Prima di proseguire oltre, dovresti anche recuperare il product key, ovvero il codice seriale di Windows. Ora, Windows 10 generalmente non lo chiede e comunque se anche lo dovessi chiedere puoi fare salta inserimento codice e se stai reinstallando Windows su un PC che già ce l'aveva dovrebbe essere attivato automaticamente non appena ti collegherai ad internet. Se però vuoi fare un passettino in più ed essere super sicuro puoi utilizzare un programma come Magical Jelly Bean Keyfinder che ti permette appunto di recuperare il seriale di Windows dall'installazione attuale. Dovresti poi recuperare dal PC anche tutti gli altri codici seriali, tutti gli altri product key dei software che hai installato, ad esempio Microsoft Office, e questo lo puoi fare sempre con il programmino che ti ho appena segnalato, ma anche tutti gli altri antivirus magari che potresti aver installato, oppure programmi specialistici e professionali. Prima di formattare, assicurati di avere tutti i seriali a disposizione. Ultimissima e facilissima operazione prima di proseguire, devi sapere quale edizione di Windows 10 è installata in questo momento sul PC. Farlo è veramente semplicissimo, nell'articolo correlato trovi tutta la procedura. In particolare probabilmente avrai o Windows 10 Home o Windows 10 Pro. Arrivati fino a qui abbiamo terminato la raccolta delle informazioni, procediamo ora a scaricare l'immagine ISO di Windows 10. Trovi tutti i riferimenti e le modalità per farlo nel video dedicato che ti lascio qua sopra. Una volta ottenuta l'immagine ISO possiamo scegliere se masterizzarla su DVD oppure creare una chiavetta USB. Ora, creare il DVD è sicuramente la strada più semplice, però siccome i PC odierni generalmente non hanno un lettore DVD, devi probabilmente utilizzare una chiavetta USB. Di nuovo ti lascio qua sopra la procedura passo passo per trasferire l'immagine ISO su chiavetta USB. Arrivati a questo punto, quello che devi fare è scollegare dal PC tutte le memorie esterne, quindi chiavette, dischi USB, tutto quello che non è strettamente necessario, scollegalo dal computer. Ti dirò di più, se stai utilizzando un PC fisso dotato di molteplici dischi fissi e interni, io ti raccomando di scollegare fisicamente anche tutti gli altri dischi che non siano quello sul quale andrai ad installare Windows 10. In questo modo, con questa accortezza, avrai una tranquillità in più di non sbagliare qualcosa durante la formattazione.
e quindi magari di andare a formattare il disco sbagliato. Ora, dopo aver scollegato tutto quanto, collega la chiavetta USB che hai preparato un attimo fa, oppure inserisci il DVD di installazione. A questo punto riavvia il tuo PC e premi F12, ESC, F1, F2, il tasto esatto dipende dal tuo PC, per richiamare il menu di boot, ovvero quello che ti permetterà di selezionare la chiavetta USB oppure il DVD come dispositivo di boot. In questo modo avvierai la procedura di installazione di Windows invece di caricare la copia attualmente installata sul disco fisso interno. Dovresti ora vedere la dicitura, premere un tasto per avviare da CD-ROM o DVD-ROM, anche se hai utilizzato una chiavetta USB, quindi premi invio o qualsiasi altro tasto per avviare la procedura di installazione. Dovresti così vedere la bandiera azzurra di Windows e quindi atterrare alla primissima schermata della procedura di installazione, che ti chiede quale lingua installare. Ora, generalmente nel menu lingua da installare, quello più importante perché determina in quale lingua viene visualizzata l'interfaccia di Windows, è presente solo l'italiano. Ora, se dovessi trovarti con una installazione nella quale l'italiano non c'è, stai utilizzando l'immagine ISO per un altro paese, quindi di nuovo fai riferimento a quello che ti dicevo poco fa per scaricare l'immagine ISO in italiano. Clicchiamo dunque avanti e passiamo alla fase successiva. Basta qui cliccare installa. In alcune circostanze la procedura di installazione potrebbe chiederti di inserire il product key, quindi si tratta del seriale di Windows, quello che abbiamo recuperato prima di iniziare la procedura di setup. Ora, non sempre questa schermata appare, perché soprattutto con i portatili moderni il codice viene letto automaticamente dal BIOS. Se però ti dovesse apparire questa schermata, digita il codice seriale nello spazio preposto. Oppure, se non ce l'hai, non preoccuparti, clicca non ho un codice product key e per saltare questa fase e andare avanti comunque. In alcune circostanze potrebbe anche esserti richiesto di selezionare quale edizione installare. Dovrai quindi scegliere l'edizione di Windows attualmente installata sul PC, che, come ti dicevo poco fa, probabilmente sarà Windows 10 Home oppure Windows 10 Pro. Ora ci appare la schermata di accettazione delle condizioni di licenza, possiamo perdere un'ora a leggerci delle paginate di legalese, oppure possiamo cliccare molto rapidamente su accetto le condizioni di licenza e poi su avanti. Alla schermata che tipo di installazione vuoi eseguire dobbiamo scegliere l'opzione personalizzata, installa solo Windows, opzione avanzata. In questo modo atterreremo alla schermata di riepilogo, nel quale ci vengono mostrati tutti i dischi collegati al PC e tutte le partizioni. Ora, se hai seguito il suggerimento che ti ho dato in apertura, probabilmente avrai staccato tutti gli altri dischi e tutte le periferiche, quindi dovresti vedere un'unica unità 0, che è il disco principale del PC. In condizioni standard l'unità 0 è suddivisa in tre partizioni diverse. C'è quindi la partizione 1, riservato per il sistema, che da circa 500 MB, c'è poi una partizione più grande, quella che occupa la maggior parte dello spazio, che è quella che contiene effettivamente Windows, e infine unità 0, partizione 3, che dovrebbe essere di tipo OEM, riservato e pesare circa 500 MB. Se hai un PC di marca, quindi un Acer, un HP, un Toshiba, un Dell e via dicendo, potresti però avere anche delle altre partizioni che contengono gli strumenti di ripristino propri del produttore del PC. Sia come sia, quello che vogliamo fare è eliminare ognuna di queste partizioni per poi utilizzare tutto il disco. So che può sembrare spaventevole, però non ti preoccupare, perché l'operazione di installazione di Windows 10 ricreerà automaticamente tutte le partizioni di cui abbiamo bisogno. Per proseguire quindi facciamo così: clicca sulla prima partizione, quindi unità 0 partizione 1, dopodiché clicca elimina e clicca ok per confermare. Vedrai che la lista verrà aggiornata e la prima voce riporterà la dicitura spazio non allocato unità 0. Ora vogliamo ripetere la stessa procedura anche per la seconda partizione. Quindi clicchiamo su unità 0 partizione 1, di nuovo clicchiamo elimina e di nuovo confermiamo. Vedremo che anche la seconda partizione verrà eliminata e tutto lo spazio verrà assegnato allo spazio non allocato della prima riga. Alla fine dei giochi, dopo che avremo eliminato tutte le partizioni, ci ritroveremo quindi in questa situazione: spazio non allocato unità 0, un unico elemento che contiene tutto lo spazio del nostro disco fisso interno. Clicchiamoci sopra, clicchiamo avanti e avvia così inizio la procedura di installazione di Windows. A questo punto possiamo rilassarci per qualche minuto, non c'è altro da fare, verranno copiati tutti i file dal supporto esterno, quindi da DVD o da chiavetta USB, direttamente sul disco interno e Windows inizierà a riavviarsi automaticamente.
Fai attenzione bene, ogni volta che Windows si riavvierà ti verrà chiesto premere un tasto per avviare da CD-ROM o DVD-ROM. Non dovrai più cliccare niente, dovrai semplicemente lasciare che la procedura prosegua. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora circa, dovresti arrivare a una schermata blu nella quale Cortana ti dà il benvenuto nel setup di Windows. Ora, Cortana ci parla durante l'installazione di Windows, è un'operazione che personalmente mi dà un sacco di fastidio, quindi clicchiamo sulla piccola icona del microfono in basso a sinistra per silenziarla. Avanzando dovremo quindi scegliere la zona, dovrebbe già essere preselezionato Italia, e al passo successivo selezionare italiano. Ci verrà poi proposta l'opzione di aggiungere un secondo layout di tastiera, che è una cosa che interessa ben poche persone, probabilmente vorremmo cliccare ignora. A questo punto arriviamo alla schermata accedi con Microsoft, e qui dobbiamo fare una scelta importante, ovvero dobbiamo scegliere se eseguire login con un account Microsoft oppure con un account locale. La differenza tra queste due tipologie è che l'account Microsoft è sostanzialmente un account cloud registrato sui server Microsoft, mentre l'account locale lo creeremo localmente unicamente all'interno del PC. Nell'articolo correlato ti ho lasciato tutte le mie riflessioni su quale sia meglio scegliere, però zippando tutto quanto al massimo ti posso dire che, a meno che tu non abbia delle preferenze forti, ti raccomando di utilizzare un account Microsoft. Questo perché fondamentalmente ti dirà accesso immediato a Microsoft Store, Cortana, la sincronizzazione con OneDrive e tutte le funzionalità avanzate che magari Windows dovesse introdurre nelle versioni successive. Quindi, per utilizzare un account Microsoft, se ancora non ce l'hai, clicca su Crea account, inserisci il tuo indirizzo email e segui la procedura, però probabilmente se stai installando Windows 10 su un PC che già aveva Windows 10 in precedenza, dovresti già avere un account Microsoft. Digita quindi il tuo indirizzo email nel campo, clicca avanti, inserisci la password e potrai così proseguire. Fai attenzione bene, la password da inserire in questo frangente è quella dell'account Microsoft, non quella dell'indirizzo email. Queste due password potrebbero coincidere, ma non è detto. Nel dubbio fai riferimento ai tuoi appunti, guarda dove hai scritto account Microsoft, non account di posta. Proseguendo ancora ci verrà chiesto di scegliere un PIN, digitiamo quindi 4 cifre a piacimento. È molto comodo utilizzare un PIN perché potremo eseguire login al PC oppure dare conferma ad alcune operazioni solo digitando 4 cifre e non tutta la nostra password dell'account Microsoft. Arrivati a questo punto ci verranno presentate alcune schermate che consentono di attivare o meno alcuni servizi cloud di Microsoft, ovvero ci sono delle caratteristiche di Windows 10 che funzionano solamente se trasmetteremo con il cloud di Microsoft alcuni dati. L'esempio migliore è sicuramente questo: fai di più con la tua voce, usa riconoscimento vocale online. Se selezioneremo accetta verranno sbloccate alcune funzionalità aggiuntive, in particolare potremo dettare testi al PC. Questo significa che richiamando un'apposita funzione di Windows potremo parlare nel microfono e Windows trasformerà il nostro parlato in un testo per PC. Quindi il microfono registrerà la nostra voce che verrà trasmessa ad un server cloud di Microsoft che effettuerà il riconoscimento vocale e ci risponderà con le informazioni necessarie per trascrivere il testo. Quindi chiaramente tutto quello che diremo verrà trasmesso ai server di Microsoft. Però, ripeto, solamente quando attiveremo le specifiche funzionalità di riconoscimento vocale. Quindi questo non significa che accettando l'utilizzo del riconoscimento vocale in questa schermata, tutto quello che diremo in qualsiasi momento verrà inviato ai server di Microsoft. Non è così, solamente quando attiveremo le funzionalità di riconoscimento vocale. Procediamo ancora, ci verrà richiesto l'accesso alla posizione. Se risponderemo di sì, come ti consiglio di fare, il sistema operativo potrà sapere dove ci troviamo geograficamente, quindi in quale città ci troveremo con il nostro computer. Questo permetterà ad esempio ad applicazioni come il meteo di mostrarci il meteo contestuale alla posizione attuale automaticamente. Inoltre, se rispondiamo di sì, potremo attivare anche la funzionalità molto utile Trova il mio dispositivo, che ci permetterà di recuperare la posizione del dispositivo tramite il sito dedicato di Microsoft anche in caso dovessimo perdere il computer o per un caso ci venisse rubato. Al passo successivo c'è la possibilità di scegliere quale livello di telemetria inviare a Microsoft. Ora, si tratta di una serie di informazioni diagnostiche che permettono appunto allo sviluppatore di migliorare il sistema operativo risolvendo vari problemi che dovessero presentarsi. Ora, la selezione completa invia anche tutti i siti internet che visitiamo, mi sembra un po' eccessivo, partecipiamo cliccando base. Al passo successivo migliora l'input della penna di digitazione, ci permette di accettare
accettare o meno l'invio del testo che scriviamo con il pennino sul display touch oppure dell'invio di alcuni testi digitati con la tastiera. Ora, questo per quanto mi riguarda è un po' troppo invasivo, raccomando di cliccare no. Per concludere questa sezione del setup ci verranno presentate due schermate. La prima è ottieni esperienze personalizzate con i dati di diagnostica. Volendo compattare al massimo significa sostanzialmente che Microsoft potrà proporci delle pubblicità mirate utilizzando i dati diagnostici che raccoglie dal PC. Clicchiamo no perché fondamentalmente non c'è alcun vantaggio per noi. Stesso discorso anche al passaggio successivo, consenti alle app di usare l'ID annunci, ovvero al PC verrà assegnato un codice identificativo univoco che verrà poi condiviso con i circuiti di pubblicità. Ora sostanzialmente di nuovo non c'è nessun beneficio per noi nel selezionare questo, quindi per migliorare un pochino il livello di privacy e prevenire una profilazione spinta della nostra utenza, selezioniamo di nuovo no. Avanzando ci viene chiesto se vogliamo sincronizzare le nostre attività. Significa che c'è un servizio cloud che ci permette di tenere traccia di tutte le pagine web che visitiamo, dei documenti che apriamo e di aprirli, magari se possediamo un PC fisso e un PC portatile, ora da una parte, poi magari smettere lì, riprendere dall'altra e ricominciare il nostro lavoro. Funziona veramente al meglio solamente se utilizziamo OneDrive e comunque è molto facile anche da attivare in seguito, quindi per il momento ti consiglio di cliccare no. Ora una scelta importante, ci verrà chiesto di eseguire il backup dei tuoi file con OneDrive. Che cosa significa? Che generalmente le cartelle, documenti, desktop e immagini personali dell'utente sono salvate allo stesso livello di una cartella che si chiama OneDrive. Se accettiamo e clicchiamo distrattamente avanti, queste cartelle verranno inserite, quindi documenti, immagini e desktop verranno inserite dentro la cartella OneDrive che verrà poi sincronizzata con il cloud di Microsoft e con tutti i nostri altri PC sui quali abbiamo eseguito l'accesso con lo stesso account Microsoft. Se quindi preferisci non salvare sul cloud tutti i tuoi documenti, clicca salva i file solo in questo PC. In ogni modo potrai comunque cambiare idea, attivare l'opzione del backup su OneDrive anche in seguito. La schermata successiva è prettamente pubblicitaria, ci viene offerto una trial di 30 giorni per provare Microsoft Office, clicchiamo rapidamente no grazie e arriviamo all'attivazione di Cortana. Ci viene chiesta l'autorizzazione perché Cortana possa accedere ad alcune informazioni personali. Se lo faremo ci potrà aiutare con gli appuntamenti, con le cose da fare, con la gestione di determinate liste. Io personalmente non utilizzo Cortana per questo tipo di attività e quindi clicco non ora. A questo punto è davvero tutto pronto, il PC verrà riavviato un paio di volte, verranno mostrate una serie di schermate informative e alla fine dovremo finalmente arrivare al desktop del nostro Windows 10 appena installato. Da qui tutti i driver di periferica aggiuntivi dovrebbero essere scaricati automaticamente da Windows Update, quindi potrebbe esserci richiesto di riavviare alcune volte ed in linea di massima quello che ci rimane da fare a noi come utenti è reinstallare tutti i nostri programmi preferiti, riconfigurare tutto quanto, ripristinare i nostri documenti dal backup e potremo ricominciare a lavorare. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto, come al solito se il video ti è stato utile ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, per me è estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se potrai farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Linux, Internet, Bitcoin, software, tutto quello che orbita il mondo dei PC, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella che trovi di fianco, mi raccomando la campanella. Al prossimo video, ciao!